Ebbene, carissimi amici, oggi vado a presentarvi un nuovo metodo spia, proprio sulla scia della vincita dell'ultimo metodo spia presentato, la Spia 9, vince in 6 colpi. Tantissimi di voi hanno vinto quel 57, vi ricordate cosa dicevo? Che quando esce la Spia 9 sul bar in prima posizione, giocavamo il 57 su Firenze-Milano per 6 colpi. Cosa è accaduto nell'ultima estrazione? Andiamo a vedere. 57 sulla ruota di Firenze. Questi, cari amici, sono i fatti, non le parole. E quindi oggi vi voglio presentare un nuovo metodo spia che si intitola La Spia 4 vince in 6 colpi. Cosa dobbiamo ricercare? Dobbiamo ricercare la spia 4 sortita sulla ruota di Firenze in prima posizione. Ok? Quindi andiamo a vedere, partiamo da giugno 2009 e precisamente l'11 giugno del 2009. Vediamo che la spia 4 è presente sulla ruota di Firenze in prima posizione. Verificata questa semplice condizione, noi giochiamo il 6 Nazionale Cagliari per massimo 6 colpi. In questo caso abbiamo avuto un terzo colpo con il 6 a Cagliari e un quarto colpo con il 6 alla Nazionale. Ok, molto semplice, niente calcoli, solo questa ambata da giocare. Andiamo per esempio al 18 marzo del 2010, vi faccio vedere alcuni casi di gioco. 18 marzo 2010, 4 in prima posizione a Firenze, qui abbiamo avuto l'esito al secondo colpo sulla ruota nazionale, eccolo il 6. Andiamo per esempio a un'altra situazione, 25 marzo 2010, 4 Firenze in prima posizione. In questo caso abbiamo avuto un primo colpo con il 6 alla nazionale. Andiamo a un altro caso di gioco, 31 luglio 2010. Guardate come il 4 cade sulla ruota di Firenze in prima posizione. L'esito lo abbiamo avuto al terzo colpo sulla nazionale con il 6. Andiamo per esempio 24 marzo del 2011. 4 in prima posizione a Firenze, l'esito l'abbiamo avuto al quarto colpo sulla ruota di Cagliari. Vediamo, eccolo qui. Andiamo ad esempio 3 dicembre 2011, 4 in prima posizione a Firenze, qui l'esito l'abbiamo avuto al quarto colpo con il 6 sulla ruota di Cagliari. Andiamo. Vi faccio vedere anche un negativo perché è giusto che sia così. 5 gennaio 2012, questa qui ha dato negativo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovviamente non andiamo oltre perché il gioco è in 6 colpi. Il negativo ci sta, ma non è un problema perché poi si va a recuperare magari con degli esiti multipli. 4 febbraio 2012, 4 in prima posizione a Firenze, vediamo l'esito, secondo colpo il 6 a Cagliari, poi abbiamo il 2 agosto 2012, 4 a Firenze in prima, l'esito si ha al terzo colpo sulla ruota di Cagliari con il 6, eccolo qui, nell'estrazione del 9 agosto. Ci sono ovviamente tante altre situazioni. Possiamo andare ad esempio 22 settembre 2015, dove abbiamo il 4 a Firenze in prima posizione, l'esito si ha al sesto colpo sulla ruota di Cagliari proprio con il 6. In data 22 settembre. Questo era, no, allora,
22 settembre 2015 era la condizione. Ok, l'esito sia al secondo colpo, eccolo qui. Ok, possiamo andare 22 settembre 2016, per esempio. 4 in prima posizione a Firenze, l'esito sia al quinto colpo sulla ruota nazionale in data 4 ottobre. Eccolo qui. Ok. Possiamo andare ad esempio negli ultimi due casi del 2017, che sono il 3 ottobre, gli ultimi due casi SPI in cui abbiamo avuto modo di giocare questa previsione, questo metodo. 3 ottobre, quarto in prima posizione a Firenze, abbiamo vinto sul nazionale, sia sul nazionale al terzo colpo e sia su Cagliari al quinto colpo. Poi abbiamo avuto 25 novembre 2017, 4 a Firenze in prima posizione, l'esito si è avuto al secondo colpo sulla ruota di Cagliari. E adesso, cari amici, vi porto proprio in quella che è stata l'ultima estrazione di giovedì 9 agosto. Guardate l'occasione che abbiamo di poter vincere con il 6 Cagliari nazionale. Quindi per massimo 6 colpi di gioco noi andremo a puntare il 6 secco su Cagliari e nazionale. Chi mi contatterà in privato all'indirizzo mail in descrizione potrà avere la possibilità di acquisire il metodo completo con 4 ambisecchi su Cagliari e su nazionale. Vi posso dire che in 20 casi esaminati, quindi le ultime 20 volte che il 4 si è presentato a Firenze in prima posizione, abbiamo vinto 22 ambate e 25 ambi secchi. Quindi un metodo che vale la pena avere nella vostra collezione. Io spero che questo metodo sia stato di vostro gradimento. Lascio a voi la curiosità di andarvi a controllare altre situazioni spia. Speriamo di ottenere una bella vincita nell'arco dei suoi colpi, come è successo con la spia 9 che ci ha dato questo bel 57 sulla ruota di Firenze. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.